Buonasera a tutti, apriamo consiglio, appello. Oddio, Sebastianelli, Borsini, Santini, Stortiero, Sbrozzi, Andreani, Patrignani, Piersanti, Barbetta, Marcucci, Malvoni, Pucci, Zenobi. Scrutatori, Barbetta, e Andreani e Pucci. Punto numero 1, proposta numero 11 del 12.4.24, approvazione dei verbali della seduta del 12.3.2024. E se non ci sono domande, passiamo direttamente al voto. Favorevoli? Tutti favorevoli. Punto numero 2, proposta numero 9 del 5 aprile 24, approvazione del protocollo per l'istituzione del sistema bibliotecario del Cesano e del Metauro e della convenzione per la creazione e gestione dello stesso. Passo la parola all'assessore Sbrozzi Ortensia. Pronto, sentite? Allora, questa convenzione già un anno fa il comune di Mondolfo c'è. Io non capisco. Cosa? Allora, già un anno fa il comune di Mondolfo ci aveva invitato a prendere in esame la possibilità di firmare, di stare insieme agli altri comuni per poter procedere alla convenzione chiamata. Voi l'avete letta? Ecco, allora io adesso. Sistema bibliotecario del Cesano e del Metauro. Cioè, questo il comune capofila è il comune di Mondolfo. Il comune di Mondolfo ha chiesto la partecipazione dei comuni, io con questa mi impiccio, ha chiesto ai comuni che si trovano sulla valle del Cesano e del Metauro, precisamente i comuni di Cartoceto, Coglia al Metauro, Fossombrone, Mondavia, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolite, Terre Roveresche, di sottoscrivere la convenzione di un servizio denominato Sistema Bibliotecario del Cesano e del Metauro. Cioè è un sistema che promuove la cooperazione delle varie strutture bibliotecarie che si trovano nei territori dei rispettivi comuni. Cooperazione, quindi è un sistema di coordinamento e di cooperazione nella gestione delle strutture bibliotecarie. È senz'altro importante quindi creare, come vuol creare questa convenzione, una rete in questo caso bibliotecaria. Lavorare in rete, io credo che oggi come oggi sia una forma di ottimo lavoro, perché lavorando insieme si ha la possibilità di confrontarci, di dialogare e di progettare e potenziare i servizi in tutti i campi. In questo caso si propone di potenziare i servizi che danno le strutture bibliotecarie nei vari territori. Noi abbiamo tre biblioteche, una a San Giorgio, una a Piagge e una a Orciano, che sono aperte due volte la settimana, 3 ore, nel pomeriggio o il mattino, e sono strutture che sono gestite dall'Associazione delle Arti di Coglia al Metauro. Io le sto seguendo e lavorano molto bene. Hanno presentato, io ve lo posso anche leggere, il loro, scusate perché io dopo sono un po' confusionaria, quindi hanno, come lavorano? Lavorano attivando dei laboratori, attivando degli incontri con le scuole, aprendo appunto la biblioteca per poter avere libri da leggere, da consultare. Il libro
io direi proprio potenziare la lettura del libro proprio oggi in un mondo così dominato dai social. Leggere un libro sicuramente molto diverso, ascoltare una lettura animata, molto diverso dalla freddezza che io provo quando leggo qualcosa sui social oppure su internet, che sono secondo me strumenti molto freddi che non ti permettono nemmeno di riflettere, perché ogni tanto, perlomeno a me che non so tanto pratica, mi sfugge l'immagine, e quindi è importante potenziare e soprattutto accostare alla lettura, avvicinare alla lettura i ragazzi che hanno tanto bisogno di lavorare sul libro in tutti i sensi. Quando fanno le ricerche, molti si appellano, ricercano su internet che cosa succede, non approfondiscono perché copiano solo, immagazzinano solo quello che leggono senza poi rielaborare, e quindi certe capacità importanti che devono essere sviluppate rimangono appunto capacità ferme. Io adesso mi sono dilungata su queste cose, però se volete io vi leggo anche quelle che sono, ovviamente, ma già ve l'ho anche detto, quelle che sono le finalità che questo sistema bibliotecario si propone. Allora, le finalità sono appunto coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, coordinamento degli acquisti, catalogazione centralizzata e coordinata. Sistema informatico integrato, organizzazione e gestione del prestito intersistemico, formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche, rilevamento periodico dei dati statistici, promozione e coordinamento di attività culturali, collaborazione con strutture e servizi socioculturali, infatti collaborano con le scuole, possono collaborare con le associazioni, quindi tutto questo serve per, come ho detto prima, potenziare e rispondere al meglio quelli che sono i bisogni e le esigenze del territorio. Ogni comune deve garantire chiaramente il corretto funzionamento dei propri servizi bibliotecari. Per quanto riguarda il finanziamento, non ci sono versamenti di somme da parte del comune, perché i finanziamenti sono le assegnazioni di finanziamenti specifici provenienti da enti pubblici sovracomunali, finanziamenti da parte di aziende privati e altre entrate ordinarie e straordinarie. Questo servizio dura, mi sembra, dura credo un attimo, 5 anni, dura 5 anni. E quindi io ritengo che sottoscrivere questa convenzione sia una possibilità proprio per riorganizzare, potenziare i servizi che le biblioteche danno. Certamente sempre attenti a quelli che sono i bisogni e le esigenze dei cittadini. Il comune capofila è Mondolfo, chiaramente però in questa cooperazione ogni struttura bibliotecaria mantiene la sua autonomia, quindi lavora in certi campi da sola, ma quando c'è necessità, ecco che accoglie la collaborazione degli altri. E lavorare insieme serve anche per poter intercettare fondi regionali o altri fondi che servono tanto per andare avanti. E con questo ho finito. Sì. Bene, io credo che sia un passo sicuramente in avanti rispetto a quello che siamo stati abituati in questi anni a vedere. È chiaro che questo, da quello che ho letto, rientra in una strategia regionale, mi pare che abbiano fatto, no, un polo per provincia grosso modo, e quindi per razionalizzare un pochino la gestione delle biblioteche, per migliorare gli aspetti economici, perché poi io sono un po' scettico sulla modalità d'approccio delle biblioteche contemporanee, quelle che abbiamo attualmente, perché sono servizi che generalmente sono quasi sempre solo di prestito di libri. Ecco, siccome io
penso anche da formazione specifica in questo campo che ho fatto e letteratura specifica nel campo delle biblioteche, che quelli siano luoghi in cui la comunità si ritrova, quelli siano luoghi in cui le associazioni possano dialogare, progettare, costruire, quelli siano luoghi di frequentazione delle persone, perché la biblioteca è una cosa, deve essere per funzionare una cosa viva, no? E quindi anche dotarsi poi sì anche di strumenti multimediali, perché no, anche della rete internet, e quindi è il luogo della socializzazione, il luogo dell'interazione, il luogo della relazione tra le persone, che attraverso la conversazione, no? Dove si trovano, nel luogo in cui si trovano, migliorano sostanzialmente le proprie e le altrui condizioni. Quindi credo che un forte investimento nelle biblioteche, ma come luogo proprio di relazione sociale, no? Ecco, perché sono un pochino scettico, non tanto su questo, che lo ritengo un passo in avanti e lo voteremo anche a favore. Questo credo che sia giusto attribuire il merito, insomma, di questa cosa. Credo che bisogna fare di più, no? Nel senso di tenerlo più aperto, e nel senso che la biblioteca deve diventare un luogo di relazione sociale e quindi aprirsi al territorio. Comunque volevo sottolineare che non si tratta solo di andare lì, prendere i libri, portarli a casa, quindi un lavoro di prestito del libro, perché vi leggo anche che cosa sta facendo, qual è l'oggetto del servizio che noi diamo agli utenti. 9 incontri serali e pomeridiani nei giorni festivi o prefestivi, con presentazioni di libri e dibattiti, proiezione di cartoni animati, letture animate e laboratori da concordare, anche in collaborazione con le associazioni presenti nel territorio, e lavorano anche con le scuole. Adesione ad iniziative varie, quali ad esempio Nati per Leggere, per avvicinare i bambini alla lettura. Letture animate e laboratori dedicati ai ragazzi della scuola primaria. La sistemazione poi del materiale librario, l'erogazione di informazioni bibliografiche, il prestito librario locale e interbibliotecario ed ogni altra attività compatibile, la promozione della lettura finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio librario, storico e culturale. Chiaramente, come te dicevi, non so cosa devo dare del Dio dell'E, esatto, deve essere anche un luogo in cui si socializza, in cui ci si confronta, ed è importante, è chiaro che queste attività devono essere promosse e potenziate, però. Passiamo al voto. Favorevoli? Immediata eseguibilità? Favorevoli. Punto numero 3, proposta numero 10 del 8.424, variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Passo la parola all'assessore Santini. Buonasera a tutti. Con la proposta numero 10 dell'8 aprile 2024, appunto, siamo a presentare la seconda variazione di bilancio dell'anno da portare in Consiglio Comunale. Una variazione che, diciamo, già, non so se avrete potuto, penso, vedere, ha una gran quantità di dati, perché riguarda circa 32 pagine di variazione, ma che in via del tutto significativa va, diciamo, a movimentare entrate ed uscite per circa 118.000 euro. Cerco di fare una sintesi in maniera, appunto, abbastanza schematica e di facile comprensione, perché mi rendo conto che non è poi sempre semplice avere, no, questa chiave di lettura abbastanza snella di tutta questa mole di carta. E quindi, ecco, vi elenco a grandi linee quelle che sono state le minori entrate e le maggiori spese di questa variazione di bilancio. Abbiamo avuto minori entrate, avremo minori entrate da circa, si prevede, per 13.000 euro, dovute da minori proventi per sanzioni della polizia locale, maggiori spese per il servizio elettorale di circa 9.000 euro, suddivise in 2.500 euro per una maggiore spesa relativa ai componenti di seggio, dal momento che le votazioni e le elezioni che ci saranno si faranno su due giorni, su due giornate, 6.500 euro per l'installazione delle bacheche, e quindi dal momento che dovremo dare questo servizio a terzi
ci comporterà anche un maggior costo rispetto alle annualità precedenti. 16.000 euro per coprire appunto maggiori spese per la sostituzione di un nostro dipendente dell'ufficio tecnico a Piagge, quindi dal momento che abbiamo appunto dovuto sopperire a questa mancanza di questa figura, è intenzione di questa amministrazione quella di coprire questo posto che sarà appunto vacante per i prossimi 6 mesi minimo. 8.000 euro per rinnovare, diciamo, il rapporto con l'autista scuolabus con l'agenzia interinale, 4.700 euro, quindi circa 5.000 euro per la solita iniziativa che mi sembra, Ortensia, aiutami se sbaglio, è ormai, no, di prassi quasi annuale, diciamo, questo progetto di inglese a scuola. Sì, progetto di inglese, di potenziamento della lingua inglese nella scuola materna. La scuola materna ha, se no, 7 ore di inglese all'anno, insegnate da un insegnante specializzato, quindi l'amministrazione, come già negli anni precedenti, potenzia l'insegnamento della lingua inglese con un insegnante, e un progetto è iniziato il 27 di marzo e si conclude alla fine della scuola. Quindi è un aiuto in più che noi diamo alla scuola d'infanzia. No, è un insegnante che fa la prestazione, come si dice, Antonio, a prestazione? L'incarico professionale. L'incarico professionale di un insegnante d'inglese che si chiama Alessandra Pini. Alessandra Pini di Fano, che è un insegnante, una giovane insegnante preparata che lavora nelle scuole e porta avanti anche questi progetti. Ad aggiungersi a queste, insomma, maggiori spese, abbiamo poi 12.000 euro per contributi grandi eventi, per quello che riguarderanno appunto le manifestazioni delle fiere. No? Contributi? Grandi eventi, appunto, stavo appunto spiegando che sono per la copertura delle manifestazioni che si faranno per le fiere di Piagge e San Giorgio. Se il capitolo, adesso lo vado a ritrovare. Allora, 12.000, il 1036 e 11, pagina 19, l'ultima riga. Contributo grandi eventi. Esatto, contributi per associazioni, quindi. E per finire, forse diciamo quella un po' più corposa, sono i 5. Finisco, poi dopo magari me ne diamo spazio un po' a tutto quanto. E per ultimo elenco, ecco, vi riporto la somma un po' più corposa a livello di spesa, che è l'accantonamento in via del tutto previdenziale di 55.000 euro per spese appunto potenziali. Spese potenziali 55.000 suddivisi in 48.000 per un accantonamento per andare a coprire, diciamo, una possibile, diciamo, un possibile rimborso per la liquidazione per la copertura di Barchi Energia Futura, per la copertura appunto di una liquidità, mi sembra, di un piano piano d'ammortamento che dovrebbe essere prevista a luglio 2024, questa rata, e 7.000 euro per appunto non ancora riconosciuto, però comunque sia comunicato e quindi stanziata già la copertura a bilancio, per un debito fuori bilancio per in relazione appunto al servizio di gestione e spedizione dei verbali relativi alle sanzioni stradali. C'è stata, diciamo, una sorta di diciamo che non c'è stata questa comprensione nella fase contrattuale appunto del servizio della spedizione dei verbali, e quindi di conseguenza era una spesa che non è stata coperta nell'anno appunto 2023 che abbiamo concluso, e quindi dobbiamo, ecco, riconoscere questa somma appunto attraverso un debito fuori bilancio. Tutte queste spese, quindi per un totale di 118.000 euro, trovano copertura in maggiori entrate, 4.000 euro con un contributo ricevuto da un ente per manifestazioni estive,
50.000 euro di minori spese per le utenze, quindi energetiche, illuminazioni pubbliche, ma anche riscaldamento, 14.000 euro minori spese assicurative, 2.000 euro in meno di spesa per il noleggio delle apparecchiature della Polizia Municipale, meno 30.000 euro di attivazione borse lavoro dei TIS, appunto perché questa iniziativa, diciamo, che è stata portata avanti anche quest'anno, però con, diciamo, usufruendo delle risorse che metteva a disposizione l'ambito sociale, e quindi nel nostro bilancio ha comportato, diciamo, ad un significativo risparmio. E inoltre 7.500 euro un risparmio dovuto appunto alla richiesta del geometra dell'ufficio tecnico, quindi di terminare prima, insomma, il rapporto lavorativo. Quindi per quei 16.000 euro che ci occorrono, una metà, diciamo, li abbiamo tenuti a bilancio per un eventuale suo ritorno non nei 6 mesi. Quindi dal momento che nella pubblica amministrazione va garantito comunque sia il posto per 6 mesi, diciamo che la metà delle risorse comunque sia sono state utilizzate per coprire un eventuale incarico da dare per la sua copertura. E l'altra metà invece, appunto, si sono usufruite altre risorse. Altre risorse, ovvero economie relative al progetto, appunto, gioco di parola, dei microprogetti, che da 2 anni mi sembra che non sia stato, nemmeno l'anno scorso non è stato attivato. E quindi, ecco, minori spese, maggiori entrate per un totale di 118.000 euro che vanno a compensare queste maggiori spese per un ammontare di 118.000 euro. Io qui ho cercato, ecco, di sintetizzare un po' quelli che sono i macro movimenti, quindi un po' più significativi. Poi non so se avete dei dubbi sulla variazione o su qualche cosa, potete comunque sì, ecco, cercherò di rispondervi in via del tutto immediata. Mi è messo il focus su sti grandi eventi che sembra che dobbiamo fare le Olimpiadi, voglio dire, però capisco che poi è la definizione che viene dal sistema informatico, ma magari se potesse cambiare. Domanda, su questa cosa sono più 12.000 euro, di cui 6.000, anzi in più dei 6.000 già stanziati. Quindi andiamo a 18.000 euro per i grandi eventi. Quanto spendiamo in biblioteche? No, no, ma più o meno, adesso non è che mi interessa il dettaglio. Dunque, sono 33.000 euro per 3 anni, 11.000, 11.000. 11.000, 11.000, 11.000. E 18.000 euro lì ci prendiamo chi? Orietta Berti? La fiera di Piagge, di Lubacarghi, no, eccetera. La fiera cosa serve nella fiera? Oltre a Orietta Berti, quali sono i costi? Tutte le attività che facciamo, il noleggio delle strutture, gli spettacoli che organizziamo, le mostre che portiamo avanti, che realizziamo nel giorno degli eventi, quindi insieme, appunto, tutta la pubblicità, quindi i manifesti, le affissioni, l'allaccio dell'energia elettrica, perché quel giorno c'è un mercato sparsi sui 2 comuni, quindi bisogna fare agli allacci temporanei, quindi il totale del pacchetto insieme anche a Orietta Berti stima quella somma di 18.000 euro, poi forse potrebbe avanzare anche 1.000 euro, però l'importante è stare tutto sommato tranquilli. Sì, ma Orietta Berti quanto ci costa come bilancio comunale? 15.000 euro. E nelle biblioteche ne spendiamo 11.000. E quindi? Auguri, buone scelte. Allora siamo contrarissimi a questa cosa. Ma Orietta Berti, chi se la può guardare, chi la vuole ascoltare paga il biglietto e va a ascoltare Orietta Berti. Io non credo che un'amministrazione comunale investa 11.000 euro in biblioteche all'anno e spenda 15.000 euro nell'Orietta Berti, con tutto il rispetto per Orietta Berti. Allora, visto che la riportiamo su Pod Polemica, ci sta, perché tanto siamo in consiglio comunale. Come avviene in tanti altri posti, amministrazioni spendono di più, qualcuno spende di meno, anche Orietta Berti, come altre attività, è promozione del nostro territorio. Come tra l'altro negli anni passati, visto e considerato che tu facevi il paragone con le biblioteche, noi investiamo
quest'anno forse un po' di meno, è vero Claudio, mi sembra 6.000 euro, ma abbiamo fatto degli anni in cui abbiamo investito come facciamo di solito e come penso da quando c'è Terre Roveresche, ma anche prima tutti i comuni, nella Colle Marathon. Davamo 10.000 euro l'anno del contributo, oggi ne diamo qualcuno in meno, 10-8, quindi è un investimento, quindi qualcuno potrebbe questionare, spendete 8.000 euro sulla Colle Marathon e spendete 11.000 euro sulle biblioteche, fa parte della promozione. Poi, come diceva Ortensia, questa amministrazione, lo diceva prima, ha già avviato da tempo un percorso, non è solo biblioteche, è appunto l'insegnamento della lingua inglese negli asili e tutta un'altra serie di attività, quindi il pacchetto di investimento va visto a 360 gradi. Poi, come tutte le cose, si può sempre crescere, si può sempre migliorare, e infatti siamo anche lì dietro in tanti bandi, anche dal punto di vista culturale, per migliorare queste attività, perché comunque sia la cosa che prima ho colto dalle tue parole, e su quella sicuramente dovremo impegnarci di più, questo è vero. Adesso da quest'anno dovremo riuscire anche con la scuola, perché c'è una direttiva ministeriale, quindi ad aumentare questi servizi anche al pomeriggio, anche l'estate, anche dopo la scuola. Quindi quello che dicevi tu prima, che la biblioteca deve essere un luogo che va oltre, oggi non si fa solo scambio di libri anche da noi, però che deve andare oltre, questo è pienamente condivisibile. Ecco. Sì, ma io non stavo facendo un'analisi generale sulla gestione dei vari assessorati o delle varie relazioni che avete con questo, è frutto di poi riflessioni magari più avanti, più complete, più costruite. Io dico oggettivamente 15.000 euro per Orietta Berti a me paiono tanti, voglio dire, e magari quei soldi lì si potevano investire in un qualche cosa di più, dal mio punto di vista, produttivo, da un punto di vista culturale, da un punto di vista sociale, da un punto di vista della relazione. Questa viene, sta due ore, fa quattro canzoni e lì la storia è finita. Quindi anche il concetto di promozione del territorio con Orietta Berti, oggettivamente qual è la promozione del territorio in termini di marketing, e se poi misurate questa funzione in termini di marketing, che non credo ovviamente, che la misuriate, io non credo proprio che ci sia promozione del territorio. Insomma, questi vengono una sera, bevono lì nel bar, non so se c'è neanche il bar lì, bevono nel bar, risolto, punto. Quindi promozione, investimento sul territorio per Orietta Berti, francamente la vedete solo voi, solo questo, ecco, era per dire. Altre situazioni. Manutenzione ordinaria, opere d'urbanizzazione, 18.000 euro. Avete già previsto qualcosa o sono... Poi vedo noleggio apparecchiature per servizio polizia municipale, minori costi per 1.830 euro. Cosa sono?
Avete fatto la gara, qualche cosa, o minori uscite? Pagina 15. No, quelle lì, quei 1.800 sono quei... servizio che non viene attivato. Esatto. Era l'autovelox che noi prendiamo, abbiamo preso l'anno scorso a noleggio, è un servizio che non attiviamo e quindi non prendiamo l'autovelox e quindi non facciamo, insomma, non utilizziamo quel servizio lì. Ok. Pagina 17, vedo meno 5.000, spese generali, funzionamento, istruzione primaria, riscaldamento, meno 5.000, scuola media Leopardi di metano. Sono economie, perché il prezzo della materia prima è diminuito, abbiamo fatto chiaramente il bilancio di previsione considerando, abbiamo già considerato un abbassamento rispetto alle tariffe, insomma, le tariffe materia prima energia che c'erano, però chiaramente le tariffe si stanno abbassando e quindi di conseguenza abbiamo dei capitoli in cui abbiamo accantonato, insomma, c'erano parecchie risorse, quindi abbiamo con questa variazione svincolato 50.000 euro. Poi forse nel corso dell'anno avremo anche altre economie. Spese al personale assistenza scolastica, quindi spero che abbiate fatto, vabbè, se no si farà una variazione più avanti eventualmente, no? Per le spese di riscaldamento. Io con i problemi che ci sono nel Golfo credo che forse qualche problema in termini di gasolio e compagnia bella, di gas, i costi ne avremo di più, però speriamo che le previsioni siano corrette. No, non vorrei che questi siano stati tolti per finanziare qualcos'altro e poi da rimettere più avanti, ma sono stati tolti e ti dico, alle condizioni di oggi e l'offerta stipulata, ancora abbiamo altre economie che chiaramente in buona parte lasceremo qui, poi vedremo come va l'anno, insomma. Bene, 9.404 stipendi al personale di assistenza scolastica. Che capitolo è quello del... Guarda, è pagina 17, l'ultimo, il 760, il capitolo 760. Ah, è l'interinale, perché ancora dobbiamo... espletare il concorso. Quello lì è l'anno 2000 e... no, sì, ferma. Sì, esatto, no, è l'interinale per 8.000 euro. Quello è l'interinale, l'artista scuolabus. Sì. Espleteremo il concorso dopo la fine della scuola, da giugno, e quindi fino a giugno, giù di lì, anzi fino alla fine della scuola, avremo bisogno di questo autista che prendiamo a tempo determinato. Oh, questi erano i 4.700 in carico professionale per il progetto inglese a scuola, quello che avevamo detto prima. Sì. Ok. Spese per piscina, acquisto beni di consumo, meno 1.500 euro. Come mai avete fatto... Quest'anno, a seguito dei lavori che dobbiamo fare, la piscina quest'estate non si apre. E quindi di conseguenza... Ritenuto opportuno, non è necessario avere le somme per acquistare il cloro, perché la piscina chiaramente non sarà chiusa. Quindi partiranno i lavori a breve? A breve, prossimo mese. Bene, quindi ci sono già gli stanziamenti in bilancio, ci sono già le risorse? Stanziamenti già c'erano da illo tempore, dall'inizio. Quindi c'è già un progetto esecutivo, c'è già un progetto che... è pronto? Chi l'ha fatto il progetto? Il progetto esecutivo c'è da quando Sport e Periferie ci ha concesso il contributo, quindi risale a qualche anno fa, al 2020. Lo studio è lo studio Gambioli di Cagli, il progettista strutturale è l'ingegner Lavanna, Omar, che poi è il sindaco, vabbè, del Mercatino Conca, ma quello dice poco. E le risorse erano state stanziate, erano state anche aumentate a seguito del tutto il problema legato all'aumento dei prezzi che si è susseguito prima del Covid e poi con tutto il discorso del super bonus, e quindi il progetto ha subito dei rallentamenti perché, come dissi e come ho già detto in precedenza, abbiamo dovuto cambiare la tipologia di costruzione perché era fatta in legno e acciaio. Il legno aveva dei costi che crescevano in maniera esponenziale, chiaramente abbiamo dovuto fermarci, ricalibrare le cose e quindi la struttura e trovare chiaramente un altro fornitore, eccetera. E quindi adesso dobbiamo partire con i lavori che prevedono la demolizione di tutta la pavimentazione esterna della piscina, quella che c'era da sempre, da quando è stata costruita col porfido all'epoca, e quindi poi verrà fatta tutta la struttura su cui poggerà la struttura in acciaio che andrà, e vetro che andrà a chiudere tutta la piscina. Quindi questo è. E quindi di conseguenza i lavori, questa tipologia di lavori non permette la possibilità di usare la piscina come abbiamo fatto nel passato, quando invece si lavorava sugli spogliatoi e quindi la piscina era fruibile. E chiaramente dobbiamo
in qualche modo questa era una tipo di lavorazione che comunque sia o prima o dopo doveva arrivare. Sono lavorazioni che non possono essere fatte, anche se quest'anno, ahimè, perché ci troveremo molto male fra un po', è stato un inverno, dire scarsamente piovoso è un'eufemia, e quindi col senno di poi uno poteva anche dire queste tipologie di lavori si potevano fare, però i pali, le trivellazioni generalmente d'inverno non vengono fatte, e quindi di conseguenza il periodo migliore chiaramente è questo. E quindi questo è, quindi quest'anno faremo il sacrificio di non usare la piscina, però poi almeno terminiamo questi lavori e la piscina poi sarà fruibile non solo d'estate ma tutto l'anno. A quanto ammontano i lavori? I lavori ammontano a 950.000 euro. I lavori da fare ammontano a, mi sembra, sui 500.000 d'euro. Poco più, poco, adesso la cifra non è precisa. Quindi sono già partite le gare d'appalto? Le gare sono già state fatte, state eseguite, quindi c'è già le ditte che costruiranno e che faranno. Quindi, adesso sono state fatte le gare? No, sono state fatte l'anno scorso. Le gare che prevedono la copertura è stata fatta già gli anni passati, l'anno scorso. Scusa, se è stata fatta l'anno scorso, perché non hanno iniziato i lavori l'anno scorso? Non ne sono stati iniziati i lavori l'anno scorso per un semplice motivo. Allora, la prima cosa è perché abbiamo tre ditte che lavorano su quel cantiere, visto che poi è scappato questa sera un articolo anche sul Menestrello, visto che c'è il blogger, così rispondiamo. Quindi tre ditte che lavorano su questo cantiere. La prima, che è quella che aveva l'appalto edile, chiamiamolo così, quindi spogliatoi eccetera, col quale poi abbiamo dovuto risolvere il contratto, perché chiaramente è nato una serie di, chiamiamole così, non è un contenzioso perché l'abbiamo risolto in maniera bonaria, abbiamo risolto il contratto consensualmente. Perché? Perché chiaramente una delle motivazioni era appunto il fatto che, siccome noi d'estate la piscina l'abbiamo sempre utilizzata, c'era sempre uno stop and go, cosa che alle ditte che lavorano qualche volta non va bene, e quindi quello è nato un contenzioso. Chiaramente la parte che viene dopo, quindi la costruzione della struttura in acciaio e vetro, e sono due ditte perché una fa la struttura in acciaio, l'altra fa tutto il tamponamento con gli infissi, e va di conseguenza, quindi il primo lavoro e quell'altro, e quindi si sono dilungati i tempi. In più, come dicevo e come ho già detto, abbiamo avuto sempre, tutti gli anni, questa volontà di bloccare il cantiere e poi, perché giustamente volevamo utilizzare la piscina e poi riprenderle, quindi ci siamo dilungati, punto. E quindi adesso partiamo e andiamo a terminare i lavori. Quando riguarderà il video si controlli il linguaggio non verbale, il suo linguaggio non verbale. E sì, poi sì, me lo controllo. Ecco, magari ne parliamo poi dopo, in un'altra sede. La domanda è: se l'azienda, avete risolto il contratto, com'è possibile che doveva continuare i lavori se avete risolto il contratto? E quel contratto che avete risolto, a chi l'avete dato? Avete fatto un altro contratto, qualcun altro, un'altra gara d'appalto? Il contratto con cui è stato risolto verrà dato adesso a un'altra ditta, con una procedura, siccome siamo sotto le soglie, con un affidamento diretto, punto. Le altre due lavorazioni che ti dicevo, quindi la struttura in acciaio più il tamponamento, sono gare già fatte, quindi le ditte erano già state individuate, punto. Però le lavorazioni sono di conseguenza, non è che c'è un general contractor che fa tutto, come in altri contesti, o come facciamo nel polo 06 di Piaggio, dove abbiamo un'unica ditta che si preoccupa di fare tutta la realizzazione. Qui abbiamo più ditte, ognuna fa lavorazioni differenti e quindi si sono concatenate. E quindi tutte le lavorazioni sono una appresso all'altra. Si ferma una, di conseguenza l'altra rallenta. Quindi i lavori di muratura, no,
a parte le balle che stiamo raccontando, che vabbè, ci stiamo arrampicando sugli specchi. Allora, se vuoi far polemica, Marcucci, guarda, tu fai sempre polemica, sì, perché è nella tua indole. No, guarda, no, guarda. Detto, io ti ho risposto, guarda, uno, due e tre. La polemica è forse necessaria qualche volta, la polemica. Sarà necessaria, però perché le risposte che vengono date sono risposte che molto spesso sfuggono quelle che sono... quella che è la realtà. Permettimi il giudizio, dopodiché tu potresti non essere d'accordo, anzi sicuramente non sei d'accordo, ma io vorrei manifestare il mio, certo, la mia opinione, ok? E secondo me è incomprensibile, perché se è vero che i lavori devono essere di circa 500.000 euro, 500 e passa 1.000 euro, come fanno a essere sotto soglia? Allora, ricominciamo, siccome forse mi sto spiegando male, potrebbe essere. Allora, l'importo complessivo dei lavori, compreso le spese tecniche dei progettisti, ammonta a 900.000 euro, che è composto da 500.000 euro contributo di Sport e Periferie, 319.000 euro mutuo a tasso zero preso con il credito sportivo, più una quota messa negli anni scorsi, perché c'erano degli imprevisti che sono nati durante il cantiere, di circa 80.000 euro, quindi soldi del comune, quindi questo è il quadro complessivo. Di questo abbiamo una prima parte di lavori chiamato nel quadro economico intervento 1, lavori OG1, quindi edili, che riguardavano la demolizione di tutto il corpo degli spogliatoi che c'era prima e la ricostruzione con i pali, quello che serve. Poi abbiamo un altro intervento, che è quello della costruzione della struttura in acciaio, che è più di oltre 200.000 euro più IVA, e poi c'è tutta la parte della chiusura, che è il tamponamento, quindi tutti gli infissi eccetera, che sono oltre 135.000 euro IVA compresa, più dopo ci sono gli imprevisti e altre cose, più un affidamento di 25.000 euro che riguarda l'impianto termico degli spogliatoi, i bagni eccetera. Questi sono i tre blocchi. Una parte di questi lavori, adesso mi sfugge perché la contabilità non è che me la ricorda a memoria, sono già stati fatti dalla ditta, quindi dobbiamo affidare la restante parte eccetera, mentre la copertura più gli infissi sono già stati affidati con delle gare, che erano chiaramente sopra soglia, è stata fatta la procedura sul BEPA eccetera, punto. Questo è il quadro. Quindi poi le faremo un'interrogazione scritta e ci risponderà in maniera scritta, così abbiamo il dato, così ce lo possiamo guardare meglio, con più attenzione, no? Magari siamo un po' disattenti qualche volta. Quindi lei mi dice che la gara sugli infissi, cioè sulla copertura, è stata fatta e l'ha giudicata chi? Una ditta di Milano, TPS, SRL. Ok, recentemente quindi questa? Risale, come ti ho detto prima, all'anno scorso. All'anno scorso. Ok, quindi faremo un'interrogazione scritta e poi magari ci risponderà. Grazie. Passiamo al voto. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Immediata eseguibilità? Favorevoli? Astenuti? Contrari? Chiudiamo il consiglio. Buonasera a tutti.